Ciao! In questo video analizzeremo le proprietà della clip importata riguardanti il frame rate e la risoluzione. Creiamo un nuovo progetto. Modifichiamo il valore di frame rate nella finestra Properties da 24 a 60, quindi trasciniamo una strip video nel sequencer. Notiamo che il valore appena modificato è stato aggiornato da Blender in automatico ed è tornato a 24. Cancelliamo la strip da sequencer. Per capire cos'è successo, importiamo nuovamente la strip, questa volta dal menu Add Movie, e notiamo che la voce Use Movie Frame Rate è spuntata. Questo ci assicura che se il progetto è vuoto, il frame rate viene impostato al corretto valore in automatico. Proviamo ad importare nuovamente una strip video e notiamo che la casella in questo caso non è più spuntata di default. Da ora in avanti le aggiunte di strip video non andranno più a modificare il valore frame rate del progetto. Proviamo ora a modificare il valore di frame rate nel progetto portandolo a 60. Noteremo che le strisce audio e video non avranno più la stessa lunghezza così come i loro valori visualizzati. Abbiamo visto nel precedente video l'aggiunta di una sequenza di immagini e come ogni foto vada ad occupare un fotogramma o frame per secondo. Diamo una breve spiegazione di cos'è il frame rate da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La frequenza dei fotogrammi, in lingua inglese frame rate, è la frequenza di cattura o riproduzione dei fotogrammi che compongono un filmato. Un filmato o un'animazione al computer è infatti una sequenza di immagini riprodotte ad una velocità sufficientemente alta da fornire all'occhio umano l'illusione del movimento. La frequenza dei fotogrammi viene misurata in Hertz, nei monitor a scansione progressiva, oppure espressa in termini di fotogrammi per secondo, FPS. Quindi importando un file video con 24 fotogrammi per secondo in un progetto settato a 60, la clip video occuperà meno della metà dello spazio, mentre la clip audio, che non soffre di questa caratteristica, sarà della lunghezza corretta. Vediamo quindi qual è il metodo per rimettere in fase la traccia audio con quella video. Trascinare la maniglia della striscia video e farla allineare premendo il tasto CTRL avvicinando il puntatore del mouse alla fine della strip audio. Una volta allineate le strip, aggiungere un modificatore da Add FX Strip Speed Control. I file video hanno anche un'altra caratteristica, ovvero la dimensione del frame o risoluzione. Questa tabella visualizza le principali risoluzioni standard espresse in pixel. Per evitare una perdita di qualità nel caso di un montaggio con strip con risoluzioni video diverse, è consigliabile impostare la dimensione del progetto nella scheda Output Properties allo stesso valore della strip che ha risoluzione maggiore. Per capire meglio questo concetto, impostiamo una risoluzione HD 720p agendo nel preset della scheda Properties ed importiamo una strip 4K. Facendo uno zoom noteremo la squadrettatura. Ora selezioniamo la clip video e facciamo clic destro e scegliamo Movie Strip Set Render Size. Ora ripetiamo l'ingrandimento allo stesso livello e notiamo una qualità sicuramente maggiore. A causa del rapporto tra altezza e larghezza dei formati video, potrebbe succedere che compaiano delle bande nere alle estremità verticali o orizzontali. Un esempio pratico di questo lo possiamo trovare nel video della Blender Animation Studio Spring, che ho usato negli esempi dei video precedenti. Se selezioniamo la strip video e apriamo la sidebar con N, aprendo la scheda Source, possiamo vedere la dimensione del frame, 1280x536 pixel. Le dimensioni standard video per il formato HD, come visto nella tabella precedente e selezionabile anche dai preset di Blender VSI, è 1280x720 pixel. Essendo un formato cinematografico causerà due bande nere sopra e sotto, ma per poterlo vedere bisogna espandere la scheda Adjust Transform e spuntare la casella Offset. Blender VSI di default stira qualunque formato, adattando alla risoluzione del progetto, in questo caso però deformando l'immagine. Ora visualizziamo l'immagine nella sua dimensione effettiva. Proviamo ad impostare una risoluzione di progetto 4K UHD TV 2160p.
Queste informazioni ci consentono di delineare il workflow per un montaggio video corretto. 1. Individuare la strip video con risoluzione maggiore. Importarla e fare clic destro e scegliere Movie Strip Set Render Size. 2. Controllare il valore di frame rate ed eventualmente modificarlo su quella strip del pannello Output Properties, facendo in modo che la striscia audio e video abbiano la stessa lunghezza. 3. Importare il resto del materiale e procedere con il montaggio. Un modo alternativo per verificare la risoluzione del video ed il frame rate potrebbe essere quello di riprodurre il file con VLC e premere la scorciatoia Ctrl-J. Esaminiamo ora le principali impostazioni del pannello Properties. I campi Resolution X e Y li abbiamo ampiamente esaminati. Il campo percentuale consente di impostare il valore di uscita con un rapporto percentuale. Questa funzione è particolarmente utile sia per esportare con un downscaling, ad esempio per delle clip proxy che vedremo più avanti, sia per ottenere un upscaling. L'uso è intuitivo. Impostando il valore di percentuale su 200 per un progetto Full HD tipo HDTV 1080p, potremmo esportare con un formato 4K. La quasi totalità degli editor video non consentono questa opzione, che è fattibile solamente cambiando le impostazioni del progetto, operazione che spesso causa un notevole disagio all'utente e a volte anche perdita di qualità su un progetto finito. La modifica di questo valore ha anche un altro effetto molto importante che vedremo più avanti. Abbassando di molto il valore percentuale, viene diminuito drasticamente l'uso della memoria e la riproduzione durante il montaggio video è più fluida. Frame Start e Frame End sono i valori relativi all'area del sequencer da riprodurre e renderizzare. In altri software di video editing vengono chiamati In e Out. Analizziamo ora i principali campi della scheda Output. Facendo clic sull'icona della cartella del campo Output Path, possiamo impostare la directory nella quale Blend andrà a salvare il file renderizzato. Nel campo File Format possiamo scegliere il formato di uscita tra due categorie, immagini e video. Senza dilungarci inutilmente, consiglio di usare il formato compresso JPEG per esportazioni di Image Sequence, PNG nel caso si intenda usare un canale alfa o di trasparenza, FFmpeg Video per la quasi totalità dei casi. Espandiamo quindi la scheda Encoding per impostare il tipo di contenitore in MPEG 4 e nella scheda Video, Video Codec, scegliamo H264. Questo formato è ormai il più supportato sia nel campo dello streaming come per YouTube, Dailymotion, Vimeo, eccetera, sia per molti device come TV, tablet e smartphone, per l'ottimo rapporto qualità-peso. Il valore di Output Quality ed Encoding Speed verranno trattati in un video successivo. Per il momento consiglio di impostarli rispettivamente su All Quality e Good. L'ultima impostazione importante risiede nella scheda Audio. Impostare il tipo di audio codec su AAC.